Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoforte. Oggi siamo in compagnia di Maria Nicoletti. Ciao a tutti. Che è la prima volta che vieni su questo canale. Primissima volta. Ci ho fatto l'abbonamento. Ormai c'è l'abbonamento. E la canzone di oggi, siamo ancora alle prese con Sanremo 2023, è di... Dei cugini di campagna. Sì. Lettera 22. Dei cugini di campagna. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone si compone di due accordi all'inizio, che sono Do maggiore, Do mi sol, e il Re minore accanto, Re fa la. E inizia così. Io non sono altro che un bambino che non sa contare e vorrebbe dirti che li manchi senza le parole. Io non sono altro che un dottore che si è fatto male. Io non sono altro che un palazzo in costruzione cade. Se mi guardi con quegli occhi amore mi farai morire. Io non sono altro che una storia che non sa finire. Io non sono altro che un giardino senza neanche un fiore. Io senza di te non sono altro che la parola amore. E con questo amore tornerai a dirti che ci vuole altro per convincermi a rinchiuderti dentro un singhiozzo, altro per lasciarmi in un riflesso dentro uno specchio. E non era mai il momento giusto. Qua, avete visto, ci sono due nuovi accordi che sono Sol maggiore, Sol, Si, Re, e Fa maggiore accanto, Fa, La, Do, e in più nel ritornello adesso ci saranno ancora due nuovi accordi che sono il La minore, quindi La, Do, Mi, ed infine avremo anche il Mi minore. Quindi andiamo avanti, Mi, Sol, Si, e il ritornello fa così. Lasciarmi sola, non lasciarmi qui, non lasciarmi solo, non lasciarmi. Poi la canzone ripete la strofa, insomma ci saranno tante altre parti, però gli accordi resteranno sempre gli stessi. Bene, come abbiamo visto anche questa è una canzone abbastanza semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio Maria. Grazie a te. Come sempre gentile e pronta ad aiutarci. E vi ricordo di iscrivervi su questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella. Così ogni qualvolta esce un video nuovo vi arriva una notifica e potete guardare subito il video. Inoltre, se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra, c'è una puntata che ho realizzato che spiega di come poterlo fare e quindi vi lascerò il link anche di quella in descrizione. Ok? Ciao ragazzi, alla prossima! Ciao!